Prosegue più che spedita la campagna di vaccinazione al lab del Parco della Scienza a Teramo, abbondantemente sopra le 1000 dosi giornaliere. Numeri che crescono velocemente, spinti anche dalle novità introdotte dal governo legate all'obbligo vaccinale per talune categorie e al Green Pass rafforzato che sarà necessario per spostarsi e frequentare luoghi pubblici. Una macchina organizzativa rodata, quella teramana, che ora punta alle 2000 dosi al giorno. A questi numeri si aggiungono anche i vaccini antinfluenzali, che ogni giorno oscillano dalle 100 alle 150 dosi. Possiamo dirlo forte, è proprio così, la campagna vaccinale va spedita. È una situazione che già conosciamo perché abbiamo avuto in passato altri hub. Ovviamente ogni hub ha le sue caratteristiche, ci adattiamo, lavoriamo sempre con lo stesso metodo. In più adesso cerchiamo di fare un lavoro capillare che interessa tutta la provincia, tutti i distretti, come abbiamo fatto prima. Adesso coinvolgiamo di più i medici di medicina generale. Beh, sono numeri importanti. Ieri, se mi permettete, leggo. Abbiamo fatto in tutta la provincia 2.832 vaccini con 166 prime dosi. Il programma del generale Figliuolo prevedeva per la nostra provincia 2069, quindi siamo abbondantemente oltre questo obiettivo. Oltre al vaccino anti-Covid c'è anche la possibilità di fare il vaccino antinfluenzale? Sempre, sì, insieme, gli utenti lo chiedono, noi facciamo anche questo vaccino antinfluenzale. L'hub vaccinale a Teramo rimarrà aperto anche le domeniche del 5 e 12 dicembre e per la festa dell'Immacolata. La ASL invita gli utenti che devono sottoporsi al vaccino per accelerare l'iter burocratico a scaricare il modulo sul sito dell'azienda sanitaria. L'unica nota negativa dell'hub teramano riguarda la questione dei parcheggi, troppo pochi per rispondere all'imponente ondata. Grande flusso di gente che viene accentrata qui per la motivazione che gli altri centri periferici sono chiusi. E nella giornata di ieri fortunatamente il dottor Rucchi ha dato un impulso positivo, l'ennesimo impulso positivo, e mi ha confermato che nei prossimi giorni verranno assunte 18 unità di personale medico e questo potrà dare il via alla riapertura dei centri periferici limitrofi al comune di Teramo. La scelta del Parco della Scienza a mio avviso è stata sottovalutata, perché può andar bene eventualmente per il carico di utenza teramana anche se rimane un unico centro vaccinale, ma la mancanza di parcheggi ha fatto sì che questa scelta sia stata del tutto sbagliata.